Minuto vagabondo di Diego Valeri, adattamento della classe quarta A. Era la sera di Natale. Tutti attendevano con ansia la mezzanotte. I bambini più piccoli dormivano già sognando i regali che Babbo Natale avrebbe portato. Mentre i più grandicelli guardavano l'orologio e le lancette, che si avvicinavano alla mezzanotte. Le 11 erano già suonate, le 11 e mezza, le 11 e tre quarti. Tutti attendevano la mezzanotte per far festa. Allora, vedendo che la sua assenza non poteva far male a nessuno, un minuto della notte di Natale, che precedeva di poco la mezzanotte, se ne uscì dalla sua ora e se ne andò via da solo. Le lancette degli orologi fecero un piccolo salto, ma nessuno se ne accorse. Suonò mezzanotte, le case si illuminarono e nelle mangiatoie dei presepi fu deposto il bambinello. Le campane si misero a suonare e la gente si raccolse nelle chiese a pregare. Nel frattempo, il minuto della notte di Natale, fuggito via, gironzolava per il mondo, finalmente libero, fuggito dal ciclo del tempo, libero di andare dappertutto. Se ne andava qua e là per il mondo, fermandosi dove lo chiamavano, sull'otto volante delle giostre, dove i bambini facevano due giri, invece che uno, e urlavano: "Che fortuna!" Sul treno fermo in stazione, in modo che la vecchina che correva affannata avesse il tempo di prenderlo. Si fermava per trattenere un minuto il ladro cattivo, quel minuto che andava alle guardie il tempo di arrivare. A scuola la maestra stava per raccogliere i compiti di matematica e la classe intera supplicava: "Ancora un minuto!" E il minuto di Natale arrivava. Si posava sulla mano del capo di Stato, che stava per firmare una dichiarazione di guerra, sul carro armato pronto a sparare sulla folla. Così qualcuno provava ancora a convincere il capo di Stato, mentre sul carro armato il soldato si fermava senza sparare. Grazie a quel minuto vagabondo di Natale, tutto il mondo viveva felice e in pace. Ma in ogni paese qualcuno cominciò a preoccuparsi: gli orologiai, i fabbricanti di strumenti, gli astronomi si riunirono a discutere la questione. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, nell'ultimo quarto d'ora precedente la mezzanotte, un minuto è scomparso. Non è trascorso, è uscito dal giro del tempo. Da allora non funziona più nulla. Questo minuto vagabondo si aggira per il mondo rovinando tutti i nostri calcoli. È un minuto in più, un minuto che salta di qua e di là, falsa gli orari e sfida le nostre previsioni. Bisogna catturarlo e gettarlo nel tempo passato. Ma perché, diceva un vecchio saggio, un minuto fuggito la notte di Natale può far tanto male? Mi sembra incredibile. Sfida le nostre previsioni, i treni, gli aerei, il sole e le stelle non hanno più gli orari. Tutti gli orologi sbagliano. Dobbiamo assolutamente prendere quel minuto. Il minuto del Natale. Sentendoli così arrabbiati, sorrise tra sé nella sua corsa infinita. E ogni volta che uno scienziato pensa di averlo acchiappato, si posa su di lui e lo ferma. Lo ferma un minuto, giusto il tempo per pensare, per riflettere un po', perché no?